L'amore lascia il segno e ieri i giovani hanno lasciato il segno alla Regia di Venaria. Eh sì, perché la Regia di Venaria non è mai stata frequentata da così tanti giovani e soprattutto anche la notte, la sera e poi con tante iniziative come la messa e poi l'incontro. Ma aveva un'allegria che esplodeva, io non so come abbiano fatto dopo centinaia di chilometri stanchi morti, avere ancora tutte quelle forze per stare insieme, gioire insieme, manifestare insieme la loro, diciamo, ecco, letizia di trovarsi come amici, no? Di diverse diocesi, anche che non si conoscevano ovviamente. È stato un momento forte e bello di unità, di comunione, che speriamo dia i suoi frutti anche in futuro. Molti giovani che sono arrivati anche dalla Polonia, dalle Helsinki. Sì, c'erano anche giovani, perché hanno chiesto, appunto, saputo che c'è questa ostensione, giovani polacchi che ci hanno accolto nella giornata mondiale. C'era un parroco che io conoscevo bene perché sono andato ad abitare proprio da lui nella giornata di Cracovia 3 anni fa, e quindi hanno chiesto di poter venire con un gruppo. Così anche i giovani francesi, perché sapete che la sindone è stata tanti anni in Francia, no? Chambéry, e quindi insomma c'è un collegamento con la diocesi anche di Chambéry e così via, insomma, no? Quindi c'erano anche giovani di altre diocesi italiane, quelle della Puglia per esempio, qualcuno che ha voluto venire in su, ha saputo, abbiamo aperto anche a loro, insomma, ma sono piccoli gruppi e comunque significativi.